Telespettatori di Telequattro, buongiorno, benvenuti nello spazio di un quarto d'ora che precede il telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Andrea Binetti, che corteggiavamo, devo dire la verità, da un po' di tempo, però non riuscivamo mai a trovarlo libero, e invece siamo riusciti, anche perché è d'uso, no? sotto le feste, galà, spettacoli di fine anno, eccetera, e quest'anno ce ne sono perlomeno un paio che ti riguardano, insomma, direttamente. Intanto grazie per l'invito, come sempre saluto i nostri amici a casa, sempre tantissimi, numerosi. Debutto in questo nuovo studio, complimenti, sono felice, perché è la prima volta. Infatti mi sono messo una cosa sobria apposta, perché ho detto in questo mare un po' di rosso non sta male. Qualcuno potrebbe dire non sta mai male, sarebbe pericoloso affermarlo. A me piace il color rosso, se devo essere sincero. Sì, sì, infatti ho detto un po' fa allegria, vorrei mettere anche il cappellino, ma forse è troppo. Vediamo. Intanto Andrea, partiamo da un gruppo di amici che saranno in scena martedì. No? Sì, il giorno, il 21, alla Sala Piccola Fenice, notte di Natale, appunto solo per presentare questi amici che sono belli intramontabili: Daniela Mazzucato, Max René Cosotti, la Miriam Cosotti e Ennio Fischer, in questo caso, accompagnati al pianoforte da Tony Cosina. Insomma, faranno tutta una carrellata appunto all'interno della Sala Piccola Fenice sui grandi classici del Natale. Tanto penso che Max René Cosotti sarà il nostro ospite lunedì, tra l'altro, per parlare approfonditamente di questa cosa. Sì. Anche lì ti interrompo solo un attimo, giustamente per ricordare lo spazio della Galleria Fenice, che è uno spazio che pian piano si è conquistato un suo ruolo abbastanza importante. Una stagione importante, anche perché una bella sala centrale, bisogna dire. Sala che una volta era un teatro, perché non so se ti ricordi, era un teatro bellissimo. Ricordo Calindri sul Lago Dorato, nella commedia, all'interno di quel teatrino lì. Per cui era una sala che ospitava grossi personaggi, faceva una stagione importante. Purtroppo dopo è stata dismessa perché per un periodo era diventato, se non sbaglio, gli uffici del Rossetti. Quando i Rossetti stavano restaurando. So che c'era il progetto poi di farlo diventare la sede stabile delle Marionette di Podrek, ma come tanti progetti belli di questa città, si perdono nell'azzurro del mare, dell'Adriatico. Tra l'altro, va bene, anche no, lasciamo perdere il destino della sala Tripkovic, che è un altro discorso. Poi c'è, io direi, andiamo al galà dell'operetta il 28. 28, sì, giusto. 28 dicembre. Dovrei ricordarlo. Comunque. Anche perché tu sei coinvolto in questa cosa. Dovrei presentare. Dovresti, sì. Allora, il 28 dicembre, ovviamente. Ma il mio nome sulle locandine è scritto in. Sei il primo questa volta. Sì, però è scritto più piccolo rispetto a. Ma non so perché. Perché c'è un crescendo, forse. Dovrò protestare. Dovrei protestare. Il 28 dicembre. A Rossetti alle 20:30, ovviamente l'annuale importante appuntamento organizzato e voluto dall'Associazione Internazionale dell'Operetta, ormai questo colosso, bisogna dire internazionale, perché insomma forse è in assoluto la più grande associazione che si occupa ormai da più di 25 anni di piccola lirica d'operetta. Salutiamo la sua macchina travolgente, che è la Rossana Poletti, devo dire una macchina da guerra, perché veramente non la ferma nessuno, per fortuna, capace e brava. Ebbene, un galà che a te piacerà molto quest'anno, a parte un pezzo che l'abbiamo fatto proprio per te, tu lo ami molto. Infatti ho detto, questo lo mettiamo in programma per Umberto, visto che lo adora, Over the Rainbow, si può dire. Lo hai anche detto proprio. sì, lo dico proprio. Segnatevelo. A me non piace, più forte di me. Vabbè, allora con me ovviamente, come dico sempre, il mio grande soprano bonsai, la Ilaria Zanetti, poi Stefania Seculin, Gianluca Sticotti e ovviamente la FVG Orchestra diretta dal maestro Romolo Gessi. Il programma è ben distinto? È ben distinto, okay. Sì. Allora, quest'anno sono rigorosamente due tempi. Il primo tempo, tutta grande operetta, grandi classici, con brani, devo dire, nuovi, tra cui un brano bellissimo tratto dal Wienerblut, dal sangue viennese di Strauss, poi un grande omaggio a
a Giuseppe Pietri, forse uno dei più grandi autori d'operette italiane, con La donna perduta e L'acqua cheta, quindi due grandi titoli del repertorio. Poi ovviamente Gli immancabili valzer, ovviamente un omaggio anche al Venditore di uccelli di Zeller, e finiamo con il grande valzer, proprio il grande valzer del Cavallino Bianco, in Weissenrössl, sì. Poi questo piccolo intervallo, e si cade appunto nel secondo tempo all'interno del musical con grandi nomi, con Chicago, ma soprattutto un grande omaggio a quello che è il mondo, diciamo, del West End e del mondo americano. Quindi, non so, posso dirvi titoli come Chicago, come Shall We Dance, Smoke It In Your Eyes, New York, Blue Moon, quindi proprio bei titoli. E Over the Rainbow, che non può mancare. L'abbiamo messa per te, no, non c'era. Abbiamo detto, scusate, manca un pezzo, mettiamo questa. Piuttosto che andare a cercare di meglio. Anzi, volevamo averti in scena in quel momento addirittura. Chissà, non sarebbe male, magari con le scarpette rosse. non sarebbe male. Contarmi. Allora. Anzi, questo potrebbe essere. E poi questo, allora, quest'anno non c'è all'interno della nessun del premio, Galà, non c'è il premio, no. Internazionale, perché è stato assegnato, anche perché lo abbiamo già, è stato già assegnato quest'estate. E quindi, insomma, c'è solo musica, ecco. C'è solo musica, okay. tanta musica, tanto canto e tanta allegria, per cui, insomma, è un bellissimo galà con un bellissimo programma. E poi il terzo evento, invece, in cui la notte dovremmo avere qualche immagine, qualche probabile, sì, dalla regia. La notte di quest'anno si ripristina lo spettacolo di fine anno, il 31 appunto di dicembre, però quest'anno traslochiamo, per motivi purtroppo di restauro, dal Teatro Sloveno, che verrà chiuso e restaurato proprio nei giorni a cavallo fra Natale e Capodanno, e passiamo perché purtroppo questa città ormai ha soltanto o grandi teatri o è difficile trovare uno spazio. Passiamo alla Sala Luttazzi, quindi all'interno del magazzino 26 del Porto Vecchio, un dopo cena con spettacolo, perché per tutta una serie di misure, insomma, di sicurezza, bisogna stare molto più attenti quest'anno. Ma guardate, io ve lo dico, venite pure a teatro, perché a teatro si entra in sicurezza, lo ribadisco. Io capisco tutti i pensieri che tutti noi abbiamo, ma però credetemi, a teatro si sta in sicurezza. E quindi anche la notte di Capodanno è una notte pensata, infatti, tutti assieme in allegria, dopo la pausa dell'anno scorso. Chi c'è con te? Con me abbiamo, quelli che sono i pilastri un po' delle primissime edizioni, quindi sempre Stefania Seculin, Marzia Postonia, Leonardo Zanier, Gualtiero Giorgini, e poi un gruppo di danza con le coreografie di Elisabetta Romanelli. E anche qui spaziamo dalla comicità data dai grandi titoli di Campanile, alle Maldobrie, alcune cose anche poi su Cechelin. Poi abbiamo messo, per quanto riguarda la musica, dall'opera all'operetta, al musical, alla commedia musicale, ai grandi titoli di film internazionali. Veramente sono tre ore. Scusami se ti interrompo, questo tipo di programmi, insomma, penso che ti consenta anche di fare qualche incursione in generi che non ti sono propri, infatti. E credo che anche ai tuoi colleghi consenta, infatti, lo stesso. E poi ho visto, proprio perché sono già da qualche anno che mi occupo un po' della direzione, diciamo, artistica, tra virgolette, passatemi il termine, di questa manifestazione, che l'idea di questo spettacolo fatto di vari quadri con generi diversi piace molto, intanto perché è un genere che accontenta tutti, quindi chi ama altre cose, chi le conosce, chi le scopre, quindi è interessante da questo punto di vista. E poi è anche interessante per noi artisti, perché ci mettiamo, giustamente come tu hai detto, alla prova su generi che magari non ci appartengono nella carriera o nel quotidiano, e quindi diventa stimolante sia per noi, è molto interessante ed utile e simpatico per il pubblico rimane, come si dice in questi casi, piacevolmente spiazzato, no? Il pubblico quest'anno riceverà un cadeau, così, da un piccolo cadeau come segno di augurio e da portare a casa. Poi volevo dire che proprio all'ingresso dell'area portuale, quindi che si trova il cancello che si trova a ridosso, cioè dietro alla sala Tripovic, quindi che porta al magazzino 26, ci sarà anche una navetta
per chi non può, è in difficoltà a raggiungere il luogo, anche se il luogo in realtà è molto più vicino di quello che si pensa, e vi posso dire che è straordinario perché si può parcheggiare la macchina benissimo, questo cosa che invece in altri teatri abbiamo avuto in passato difficoltà. Ma la sala com'è? La sala è una sala nuova, interessante, sfruttata, appunto ricreata all'interno di uno di questi magazzini, quindi è una sala che non ha una grande altezza in termini di soffitto, sì, ma un'ottima capienza perché siamo sui 300-350 posti, è una sala molto attrezzata sia dal punto di vista dello schermo, delle macchine sceniche, dell'audio, quindi insomma è un vero e proprio, diciamo, da auditorium, sala concerto, ma si possono fare anche degli spettacoli che abbiano una certa misura, certo, non si può portare il Moulin Rouge, sì, ecco, sì, però, insomma, ci piacerebbe, ma non si può. Allora ricordiamo che ci sono anche altri appuntamenti in questi giorni che hanno a che fare con, diciamo così, con l'ultimo dell'anno. Questa sera c'è un concerto di Natale al Teatro Verdi, domani pomeriggio alle 18 c'è un concerto benefico al Rossetti con Daniela Barcellona, poi al Teatro Verdi c'è anche un altro concerto di Capodanno, insomma, quindi c'è una certa attività in tal senso. Volevo solo ricordare, se posso, che l'evento di Capodanno, come ormai da più di 10 anni, è organizzato dal Lions Club Trieste Host. Questo della Sala Luttazzi. Sì, della Sala Luttazzi. Ringrazio personalmente poi il dottor Lupatelli che mi aiuta, veramente anche lui una macchina di energia incredibile, e che i biglietti per tutti questi eventi si possono ovviamente acquistare o sul luogo stesso o ovviamente al ticket point di Trieste. E com'è, Andrea, la situazione generale? La situazione generale è che bisogna essere obiettivi, cioè ottimisti e obiettivi e andare avanti. La situazione, io posso dirti che c'è ancora molta paura, capisco, soprattutto nelle persone di una fascia grande di età, perché hanno forse paura nel chiudersi in teatro, però come diciamo, e bisogna dirlo, insomma, se stiamo tutti attenti, entriamo in sicurezza con tutto quello che serve, mascherine e quant'altro, poi bene o male abbiamo, ormai è d'obbligo il Green Pass, quindi chi ha la seconda dose, io presto a giorni avrò la terza, come quasi tutti noi, insomma si può andare a teatro e bisogna perché ci piaccia o non ci piaccia, ma bisogna continuare a vivere. Perché posso fare una domanda, forse un po' cinica? Tu dicevi, è un momento in cui forse il pubblico di una certa età fa fatica ad abituarsi a tornare, no? Sì. Potrebbe essere il momento per cercare di sperimentare qualche cosa? Oppure, in ogni caso, diciamolo in maniera molto cinica, il gioco non vale ancora la candela? Sperimentare in quali termini? Non so, magari proporre degli spettacoli che sulla scena triestina, parlo sia della lirica che anche della prosa, forse magari non si è abituati a vedere. Allora, posto che uno dei problemi, diciamo queste cose perché sennò, posto che uno dei problemi è anche, diciamo, la scarsa volontà, mettiamola così, da parte di un certo tipo di pubblico di vedere spettacoli nuovi, se questo tipo di pubblico c'è di meno, potrebbe essere un momento per dire, boh, sai cosa, però sai che non sono d'accordo in questo senso. Non sono d'accordo perché se anche tu fai il proprio mente locale, invece il pubblico triestino è un pubblico che al di là della carta d'identità è molto avanti, è sempre stato molto avanti, molto attento a quello che succedeva al di fuori di Trieste, e ogni qualvolta a teatro, io parlo a teatro, abbiamo fatto anche spettacoli che andavano un po' oltre a quello che è il classicismo, o anche andavano oltre a quello che sono, insomma, che osavano, il pubblico triestino ha risposto benissimo, perché il pubblico triestino è un pubblico che non si scandalizza, è un pubblico che guarda la qualità, perché è un pubblico preparato, e quindi io penso che sempre, non soltanto adesso in un momento di pandemia, sempre bisognerebbe osare, cioè portare avanti la tradizione, ma anche osare. Io non sopporto le cose che sono fatte in mezzo, a metà. Sì. E purtroppo spesso facciamo cose fatte a metà. Ti ricordi una? Molte io mi ricordo, cose fatte non so a se metà. C'eri anche tu, e mi dispiace dirlo se c'eri dentro anche tu. Dimmi. Ma mi sembra. C'era una Vedova Allegra qualche anno fa, mi sembra, diretta da Tiezzi, dove il primo tempo sembrava chissà cosa e poi dopo si perdeva. Si perdeva e soprattutto era tutto meno che allegra. E quindi, sai, allora bisogna osare, bisogna anche andare contro
ma non bisogna mai perdere la natura delle cose, non bisogna mai andare contro il testo e contro la natura e contro la musica, perché la natura si vendica. Tu puoi disgregare un testo, certo, ma poi devi restituirlo, certo, con le stesse dinamiche. Perché se si chiama Vedova Allegra deve restare allegra per intanto, sì, e dopodiché tu la puoi fare anche ambientata sulla luna, se c'è un'idea, ma deve esserci un'idea che ha un inizio, uno sviluppo fine, fino alla fine. Sì, invece sì, molto spesso si rimane a metà, e sì, le cose sì, a metà secondo me non funzionano mai. Andrea, grazie per essere grazie stato con noi, tanti... Sì, prego. Prego. No, no, tanti volevo auguri, dire tanti auguri veramente, ovviamente a tutti gli amici, a te Umberto, a tutti gli amici di Tele4, ma soprattutto ai miei adorati veramente amici di questa città, sapete che ci vogliamo bene da sempre. Auguri a voi e a tutte le vostre famiglie. E mi raccomando, torniamo tutti, sì, quanti, sì, a teatro, perché questo è assolutamente importante, sì, se non vitale. Dopo la pubblicità, il telegiornale delle 13:20. Grazie ancora ad Andrea Binetti, grazie, buon lavoro e ci vediamo. A tutti noi. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Troppe morti sul lavoro, bisogna fornire i giusti strumenti a lavoratori e aziende per prevenire queste tragedie. Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli durante un incontro questa mattina a Trieste, lo ha intervistato Gianluca Paradini. Certamente il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema che tocca ogni zona del paese. Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli. L'incidente sul lavoro in Porto Vecchio che ha causato la morte dell'operaio veneto 58enne Daniele Zacchetti ha riacceso la discussione sulla sicurezza sul lavoro. Ogni giorno ci sono le morti bianche, persone che escono da casa per andare a lavorare e che non vi fanno rientro. Questa è una tragedia, bisogna ovviamente capire quali sono le responsabilità, ma soprattutto coltivare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, dare gli strumenti alle imprese e ai lavoratori per poter lavorare in modo sicuro. L'incontro col ministro Patuanelli è stata l'occasione anche per fare il punto sulla battaglia tra Croazia e Italia per la denominazione del Prosecco. Poi la Commissione deciderà, i tempi non sono brevissimi, io penso che non ci siano dubbi sul fatto che la menzione Prosecco non ha il diritto regolamentare per essere appunto utilizzata in quel paese. Non siamo preoccupati dalla produzione, il Prosecco ha una produzione molto piccola, quello che ci preoccupa è il modo in cui si vuole difendere il sistema delle DO e delle IG in Italia. Brevemente le chiedo anche una battuta sul tragico evento di ieri che ha scosso tutta la città, l'ennesima morte sul lavoro. Ovviamente Trieste è in lutto, ma tutta Italia si preoccupa. Il ministro è giunto a Trieste per incontrare gli imprenditori del mondo del caffè, ascoltare le loro esigenze e difficoltà e capire come valorizzare ancora di più un prodotto principe della città di Trieste, il tutto in vista della candidatura che Trieste presenterà insieme a Napoli come città del caffè sotto la tutela dell'UNESCO. Trieste è una città storicamente che ha un approccio al caffè integrato, ci sono importatori, produttori, torrefazioni, c'è il rito del caffè a Trieste, storicamente città di commercio e quindi il porto di Trieste è sempre stato il primo porto del caffè e quindi una filiera che va tutelata, va accompagnata, va seguita, per questo oggi incontriamo gli imprenditori del caffè per capire quali sono le loro difficoltà e per capire quali sono gli strumenti per accompagnare ancora di più in modo profondo verso la candidatura che Trieste ha assieme a Napoli, all'UNESCO, che presenteremo a marzo del prossimo anno. Nottetempo il Consiglio regionale ha approvato la manovra finanziaria, si tratta del provvedimento con più fondi in assoluto nella storia della regione. È chiusa la votazione, approvata. Grazie a tutti. Dopo 4 giornate, oltre 40 ore di lavoro concluse alle 2:30 di stamani, è stata approvata la manovra finanziaria 2022 della Giunta Fedriga, la più ricca della storia del Friuli Venezia Giulia, sottolinea il governatore, con 7 miliardi di euro complessivi, licenziata dal parlamentino di Piazza Oberdan, guidato dal presidente Piero Mauro Zanin, con i voti della maggioranza compatta e il no dell'intera opposizione. Sviluppo, crescita e famiglia sono le parole d'ordine del provvedimento indicate dal presidente della regione. Dicevo, viene da un percorso lungo, non c'è dubbio, condivido alcuni passaggi dell'opposizione. Viene da un aumento del PIL della nostra regione, tra i più alti in Italia.
Io più volte ho sentito dire delle scorse leggi di stabilità, quello che ho sentito dire ad esempio della discussione generale della legge di stabilità che trattiamo oggi, che non c'è visione, che non c'è strategia, dopo probabilmente siamo particolarmente fortunati. Però essere l'unica regione che nel 2020, nel momento di massima crisi, non ha perso occupazione, essere una delle poche regioni in Italia che ha avuto questa crescita così importante di PIL, tutte sono cresciute ma meno del Friuli-Venezia Giulia, penso che sia grande merito delle nostre imprese e del nostro mondo produttivo, penso che sia dovuta anche a delle scelte strategiche che ha portato avanti questa regione, che ha favorito l'insediamento e lo sviluppo del nostro mondo produttivo in un momento di emergenza. Cresciuto ulteriormente, in particolare il capitolo sanità, con 2,7 miliardi per ospedali e territorio. Ci sono interventi importanti sulla spesa corrente che non hanno mai avuto tante risorse, che programmano sostanzialmente l'attività annuale delle aziende, considerando le incertezze però derivanti dalla pandemia, che restano ancora uno dei problemi sul tappeto. Ma soprattutto ci sono idee e risorse chiare sulle scelte della sanità territoriale, dove noi prevediamo di investire 10 volte quello che si è investito nella scorsa legislatura. Tra gli altri capitoli che riguardano Trieste, oltre all'ingente sforzo sullo sviluppo delle imprese, anche con il Fondo Innovazione, i fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, 25 milioni in regione, 2,3 milioni per la viabilità d'accesso all'ospedale di Cattinara, 680 mila euro per la riqualificazione del Collegio del Mondo Unito di Duino, da destinare alla Casa dello Studente, sostegno all'Università di Trieste e una posta specifica da 300 mila euro per aiutare le famiglie a sostenere le spese di consulenza e supporto psicologico ai figli, studenti delle medie o delle superiori, che vivono situazioni di disagio causate dall'emergenza Covid. Ulteriori 300.000 euro a favore della Questura di Trieste e 40.000 euro per il funzionamento del consorzio Ursus per la valorizzazione del Porto Vecchio. Infine 2.100.000 euro a Gorizia per promuovere e organizzare l'evento della Capitale della Cultura del 2025 insieme a Nova Gorizia. Al Molo Quarto stamani, primo giorno di vaccinazioni su scala generale per la fascia dai 5 agli 11 anni, poi gradualmente la struttura entrerà a regime e le somministrazioni per bambini e ragazzi procederanno secondo linee di lavoro dedicate. Il coronavirus sta facendo danni in tutto il mondo, perché il coronavirus è capitato così dal nulla che nessuno di noi lo conosceva, perché è un metodo di prevenzione che funziona, è sicuro. E ovviamente abbiamo chiesto a lui, perché noi siamo i genitori, però Nicolò, avendo 11 anni e mezzo, ha già la capacità di capire le cose ed è stato lui sinceramente a spingere, a chiedere di essere vaccinato per una sua maggior tutela. Con il via alle vaccinazioni su scala generale per i bambini e i ragazzi dai 5 agli 11 anni riprendono le inoculazioni al Molo Quarto, grazie ad un accordo fra ASUGI e Fondazione CR Trieste che entrerà gradatamente a pieno regime nei prossimi giorni. 300 le somministrazioni previste per il primo giorno, con una cadenza differente rispetto a quella delle persone adulte e degli adolescenti. Per i bambini abbiamo per l'appunto utilizzato una cadenza di appuntamenti un pochino più rara rispetto all'adulto, proprio perché vogliamo dare al bambino il tempo di convincersi, no? Al momento della somministrazione, convincersi per l'appunto che la procedura non sarà dolorosa e che quindi può affidarsi ai nostri operatori con fiducia. Non a caso dunque questa fase della campagna vaccinale è affidata nei primi giorni, anche per quanto riguarda Gorizia, Udine e Pordenone, al personale del Burlo, che dunque ha messo a disposizione la propria competenza e soprattutto la propria esperienza. Per il resto la campagna vaccinale per la fascia 5-11 proseguirà dopo il 27 dicembre con quella che si definisce una linea di lavoro dedicata, che terrà conto appunto delle esigenze di cui sopra. Con una periodicità che consentirà di raggiungere, diciamo, una copertura sufficiente il più velocemente possibile. Direttore superiore Tiziana Martini ci aspetta in collegamento dalla sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno ispettore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa ci racconta di questa mattinata? Allora, per fortuna ho ben poco da raccontarvi, nel senso che abbiamo avuto soliti interventi di vario tipo, ma nulla di particolare. Qualche piccolo incidente, ma nulla che ha causato né problematiche alla circolazione, neanche insomma alle persone, per fortuna. Quindi per il pomeriggio
non sono previste manifestazioni che comportino deviazioni o problematiche alla viabilità e non abbiamo in programma neanche nulla di particolare per la giornata di domani. Io volevo semplicemente ricordare che la polizia locale fa i controlli sia per i locali sia per quanto riguarda il trasporto pubblico locale per il Green Pass. Okay. Tutto qui. Ultima cosa, domani c'è anche domani il mercato dell'antiquariato dietro il comune, dovrebbe essere la terza domenica, però non so mai se a dicembre è confermato o no per via delle festività, insomma. Sì, è sempre la terza domenica. Quindi è confermato anche domani? Sì, è confermato anche domani, eventualmente di solito per i periodi festivi, casomai c'è qualche edizione in più, ma sicuramente ci sarà. È confermato. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buongiorno a tutti. Due nuovi moli a Muggia, uno al parcheggio del Caliterna, uno alla fine dello stabilimento balneare Acquario per collegare via mare il centro e la riviera. È il progetto presentato ieri sera a Ring dal sindaco della cittadina riverasca Paolo Polidori. Il molo del Caliterna che in questo momento non permette un ormeggio, diciamo così, corretto da parte delle imbarcazioni e su questo state lavorando a livello progettuale. Ma allora, partiamo dal fatto che Caliterna è stato uno sbaglio progettuale alla fine, perché evidentemente in questo momento il fatto che non possano attraccare nessun tipo di imbarcazione, che sia un molo inutilizzato, ovviamente non può continuare ad esserci una situazione in cui quello che dovrebbe essere il porto di arrivo, no, dal punto di vista turistico ovviamente, di Muggia è in realtà un posto deserto. E la possibilità di aggiungere un molo, fare una specie di T al molo adesso esistente, con un molo più o meno non fisso ma di quelli galleggianti. Quindi una passerella con un altro molo perpendicolare, esatto, diciamo così. Esatto, che permetta di attraccare a imbarcazioni come il Difino Verde, quindi di permettere che Muggia diventi, cioè le Caliterna diventi il punto di attracco delle imbarcazioni, soprattutto del Delfino che viene da Trieste. Questo è un impegno sicuramente abbastanza grosso dal punto di vista finanziario, viste le risorse del nostro comune. Opera da spannometricamente? Ma un molo potrebbe costare sui 300.000 euro. Non solo Caliterna, ma con lo stesso principio, con lo stesso tipo di manufatto, stiamo studiando anche un molo sulla zona acquario, nella parte finale dell'acquario, la parte ovviamente che è stata aperta la scorsa estate, no? per i bagnanti, per i turisti, che ha avuto un enorme successo, devo dire, per cui in prospettiva futura, sul fatto che abbiamo una criticità per quanto riguarda l'arrivo via gomma, quindi per strada, e sul fatto che possiamo sfruttare anche questa opportunità per portare i turisti da Muggia centro, quindi anche da Caliterna e all'acquario via nave, via barca, secondo me è un'altra opportunità da sfruttare, è un impegno che mi sono preso e stiamo cercando, siamo ancora in tempo, siamo a dicembre, teniamo presente, ma non escludo il fatto che si possa iniziare la nuova stagione anche con un molo simile. Se non sarà per il prossimo anno, sarà per l'anno dopo. Prima messa in onda domani alle 19 della nuova trasmissione di Tele4 condotta da Marco Stabile e tutta girata in esterni grazie al fondamentale contributo di Guido Indri, titolo emblematico Vagolando. Vediamo qui Vagola, vagolar, andare a zonzo, spassarsela, godere, vagabondare. Mi sembra proprio perfetto, la chiameremo Vagolando. Vagolando è la nuova trasmissione di Tele4 dedicata al nostro territorio, natura, cultura, storia, sport, escursionismo, agricoltura ed enogastronomia. Un viaggio che nella prima puntata in onda domani, domenica 19 dicembre alle 19, mercoledì 22 alle 20.05, toccherà la strada napoleonica, il castelliere di Slivia, i vini e l'allevamento sul Carso. Ah sì, dimenticavo, in ogni puntata anche un po' di musica. Ed è tutto là, veniva. Ora che bacala, perché non mani più.
Appuntamento con il concerto di Natale questa sera al Teatro Verdi, protagonista la musica di Mozart, sul podio Federico Maria Sardelli che abbiamo intervistato. La direzione affidata a Federico Maria Sardelli con la partecipazione del soprano Lucrezia Dei, del mezzo soprano Veta Pilipenko, del tenore Vassilis Cavaias e del basso Cristian Saitta, maestro del coro Paolo Longo, orchestra e coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Il programma prevede la sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543 e la messa in do minore K427 per soli coro e orchestra. Di solito si pensa a Mozart per il Requiem come apice della sua scrittura musicale sacra, ma la messa in do minore che lo precede è un monumento altrettanto grande, una pagina delle più alte della storia della musica, quindi abbiamo questo come piatto forte, premessa da una sinfonia della tarda maturità, la 39esima in mi bemolle maggiore, quindi una grande sinfonia, a ouverture come apertura della grande messa. Federico Maria Sardelli ha fondato l'orchestra barocca Mondo Antiquo, con cui svolge attività concertistica in tutta Europa. Lucrezia Drei inizia la sua carriera da giovanissima, a soli 13 anni interpreta il suo primo ruolo da solista nella Piccola Volpe Astuta di Janacek al Teatro alla Scala. Il mezzo soprano russo Veta Pilipenko, nonostante la giovane età, vanta già un'importante carriera musicale alle spalle, iniziata al Teatro da Camera Boris Pokrovsky di Mosca. Vassilis Cavaias, di origine greca, si è esibito nei teatri di tutto il mondo, tra concerti e opere. Tra gli ultimi ruoli è stato nel 2021 Almaviva nel Barbiere di Siviglia a Göteborg in Svezia. Giovane anche il talento Cristian Saitta, che dopo il debutto nel 2013 all'età di 21 anni nei Masnadieri al Teatro La Fenice a Venezia ha inanellato una lunga serie di successi. L'appuntamento di questa sera è il primo di due speciali con i quali il Teatro Verdi chiuderà il 2021. Il secondo sarà il concerto di Capodanno il 31 dicembre. L'invito è: venite a teatro, questo è il momento di riunirci, di riconsacrare questo luogo meraviglioso che è il teatro e fare la musica dove deve essere fatta, dove deve essere goduta e ascoltata. Quindi sapere di poterlo fare finalmente per una platea e dei palchi pieni di persone che godono di questa musica dal vivo e non tramite un dispositivo elettronico è una grande gioia. Allora, come sapete, potete fare in modo che i vostri presepi e i vostri alberi di Natale vengano messi in onda ogni giorno nelle edizioni serali del nostro telegiornale. Dovete chiamare lo 040 300 500 interno 3 oppure inviare le mail a redazione@tele4.it o commerciale@tele4.it e vi daremo tutte le istruzioni del caso. Chiudiamo con il meteo, un'alta pressione sulle isole britanniche e una circolazione depressionaria sull'Europa orientale continuano a favorire l'afflusso di correnti settentrionali in quota sul Friuli Venezia Giulia. Lunedì si avvicinerà una massa d'aria più fredda, mentre da martedì le correnti saranno nord-occidentali e più miti in quota. Per domani sui monti cielo sereno con inversioni termiche nelle valli, specie di notte, vento da nord in quota anche sostenuto dal pomeriggio. Su pianura e costa saranno invece probabili nebbie o nubi basse, in genere più persistenti sulla fascia lagunare bassa pianura, mentre sulla pedemontana e fascia collinare potrebbe prevalere il soleggiamento. È possibile che di notte in pianura si abbiano intense brinate. È tutto, 19.30, ci vediamo per il telegiornale della sera. Buon pomeriggio, arrivederci.